Ben ritrovati al TG Canavese in due minuti, le notizie di oggi, giovedì 24 settembre. Volpiano, spacciavano hashish e cocaina utilizzando SMS e WhatsApp. Scoperti dai carabinieri, sono stati arrestati Antonio Tedesco, 32 anni, di Volpiano, Martin Guri, 31 anni, albanese, residente a Torino, Mauro Caruso, 28 anni, e Antonio De Maria, di 29, questi ultimi entrambi di San Mauro. L'attività era prevalentemente svolta nel comune di San Mauro Torinese. Per le ordinazioni, le cui consegne avvenivano a domicilio, veniva utilizzata una parola d'ordine, vuvuzela. I clienti, in maniera pressoché identica, hanno avvalorato quanto accertato dai militari e hanno ammesso le proprie responsabilità. Feletto. Incidente ieri mattina sull'ex statale 460 all'altezza del mobilificio Giordano Arreda. Un'Ape 50 con a bordo un uomo e una donna ha tamponato una Fiat Bravo con a bordo altre due persone. Sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi. Il conducente dell'Ape, un ferrettese di 77 anni, è stato elitrasportato all'ospedale CTO di Torino. Pur essendo in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita. La donna è stata invece portata all'ospedale di Cornier per un controllo. Ilesi i passeggeri della Bravo. Cuceglio. È deceduto Pino Cuffia, nato nel 1921 a Cuceglio. Nella sua vita aveva conosciuto il lato più brutto e terribile della Seconda Guerra Mondiale, che gli lasciò un segno indelebile nel corpo e nell'anima. Quella scheggia, conficcata nella gamba, gli rendeva i movimenti difficoltosi ed era segno più tangibile che l'alpino Giuseppe Cuffia portava addosso. Pino fu anche presidente della cantina sociale del Canavese, a cui lui teneva moltissimo e a cui dedicò parte della sua vita. Il rosario si terrà questa sera alle 20:30 nella chiesa parrocchiale, mentre domani, venerdì 25 settembre, avranno luogo i funerali partendo dalla sua abitazione alle 15. Chiaverano. La morte del cigno Baldassarre, la dimostrazione di una mancanza di cultura dell'ambiente e del paesaggio, l'opportunità di definire nuove linee di attenzione e di sviluppo dell'anfiteatro morenico hanno determinato la costituzione del Parco Naturale dei Cinque Laghi. Un'iniziativa supportata dai sindaci dei comuni interessati, Ivrea, Chiaverano, Montalto d'Ora, Borgo Franco di Ivrea e Cascinette di Ivrea. Verrà chiesto che venga inserita come uno dei riferimenti nel piano strategico della zona omogenea delle Poradiese della città metropolitana di Torino in corso di elaborazione. Fabria. Carlo Ziano di Fabria, appena diplomato al liceo classico internazionale Carlo Botta di Ivrea, con 100 centesimi, ha superato il concorso per la classe di scienze umane alla scuola normale superiore di Pisa, risultando al primo posto nei 29 posti disponibili per il primo anno. Dopo aver ottenuto numerosi riconoscimenti, ha spiegato la preside Lucia Mongiano, ora Carlo potrà seguire una delle università più note d'Italia, a costo zero, destinata ai più meritevoli. È tutto per questa edizione, arrivederci alla prossima.